Pulci. Ciao raga, mischia, ciao. Allora, ho sfasto ciao. I parafanghi c'erano, di questo colore. È solo che erano tutti battuti, io ce l'avevo, messi meglio. Tanto va riverniciato e si rifà per bene. D'accordo raga. Allora, sono nell'altro garage a prendere la Vespa perché era secca. Ecco il colore della mia spina. Ora ve la presento. Con queste mani poi. Pulisci. Prima mi chiedono, Mire che colore t'ha usato. Io ho usato questo qui. L'ho coperta, sto grattando quello. Ditemi se vi gusta. C'è qualche cosina qui, ma oh, se no quando andate al carrozziere, ripeto, si torna lì. Manubrio. E tutto il resto di Carlino. Tutto il resto di Carlino e questo è l'EVSP. No? Color cremino. E dopo e si monta. Io fo quelle degli altri e le mie non ne fo mai. Vai vedere qui, va. Vai, vai, vai. Mi sono ripartito. Non dà di nulla però. Solo quello lì. No? Sì, è qui. Eh? Sì, vabbè, è qui. Non è mia facile. Vabbè. Qui. Sì, è qui. È qui. Vabbè, comunque, allora. L'avevo detto. Nicola l'impennatore qui. Ismaele di qua e Mirelio di qua. Vedrai. Anche guarda la targa. Lì ma anche questa, proprio pari, No. Vabbè, ma scusate un attimo che mi suona il telefono. Poi sono io. 10 minuti si sta facendo un video. Vai, ciao, ciao ciao. I pollulari, ma sì. E nulla, il Vespino si ricopre per bene. Che già mi è toccato rifarlo 2 volte. Perché 2 volte? Perché mi ha dato un catalizzatore e sembrava latta, che non faccio in tempo a metterla nel barattolo, mescolarla, metterla nella pistola, come tu spruzzavi, bella e secca, a metà Vespa era già secca la vernice. Affandomo. Si può dire vaffandomo? Visto l'altro giorno in live non ho detto una dietro l'altra e tanti mi avevano scritto Mire, tu parevi Marri. Grandissima persona. Tornando al Ceino, questo vedete è quello senza blocca sterzo, grattauto per benino. Qui c'è una botticina e questa giustamente o ci sarà una macchinetta con un tappo apposta e con la pressione si gonfia e questi qui vengono via, se no con la saldatrice si mette un puntino e poi si tira via per ribattilo. Se di qua, che di qua ora non si vede, però si vede, c'è la fossettina. Io userò anche degli aggeggi apposta per tirare, per ribattere all'esterno, che mi regalò il cugi Carmelo. Capito Carmelo? Dico a te. Un'altra cosa da dire, perché tanti me lo chiedono, no? Cosa sono questi ganci qui? Questi gancini qui, ragazzi, le rampe mette la pompa come le grazielline, la pompa e la bicicletta, per rigonfiare le rose. Ecco a cosa servono questi gancini qui. Va bene? Quando verniciate, mettete lo scotch sopra,
su numeri di telaio, perché sennò poi alla fine non si legge più nulla, specialmente nelle vespe, che se ne legge veramente, si lega male. Questi che c'ha? Questo non c'ha nemmeno la sede qua per la bobina, perché la bobina si avvita qui sotto. Te la Piaggio all'epoca era intelligente, no? Si avvita qui sotto, almeno si va nell'acqua, si piglia le pozze, quando piove si bagna la bobina e si rimane a piedi. Va bene, certe volte si perdono proprio in poco e nulla. Per non parlare dell'ape, quando c'avevo l'ape e mettere la quinta, dovevo far spostare quella accanto perché picchiava la leva nel seggiolino. Nella TM, sì, la TM, l'altra ape c'avevo, era la tre ruote con il manubrio, per mettere la retromarcia ti grattavi la mano nei ferri di sotto. E niente, ora si continua con questo qui. Continuo con questo a scartarlo. Poi sono indeciso anche, ditemelo voi, se questa scritta qua, che è originale, vedete, io l'ho grattata, però se io la gratto ancora... Va via in nero. Va via in nero e sarebbe la sibellina che io lo lascio qui trasparente. Vabbè, allora gli è più, ci vuole più tempo a fare un ciao che a fare una vespa. Prendi tutte queste stecchettine, grattali tutte, tacca, vernice, le forbici, la mascherina di sotto, i parafanghi, il telaio, i portapacchi che qualcuno mi deve spedire, mi ha detto me lo spediva oggi, perché il suavo me lo spediva oggi. Oggi è lunedì 4, lunedì 4, e basta. Poi ringrazio, chi ringrazio? Ah raga, vi dico una cosa, non ci crederete, lo sapete il che ha preso Nicola l'impennatore? Che motorino ha preso? Vediamo se faccio... Sono un, chi sono io, pure cappellino e sigaro, sono uno, dillo te, chi sono un? Che sei? Se sono della mafia, sono un? Mafioso. No, sono un? Il capo. Bandito. Il capo. Il capo. Boss. Un boss ha preso, Ma che sa a me, dice, come si mette in moto, che sei... Vabbè, gli è un troiaio di motorino, auguri per chi ce l'ha, vabbè. Guardavi, cioè, una metà. E si va da Tommaso, in Sardegna. Oh, c'è anche una televisione dentro, fischia. Non ballerò bene la roba io. Mariano motori spaccati, sono di buono d'alluminio e di ferro. Ti immagini a mettere una televisione se non ballava bene, chi gli arriva? Da montare gli arriva! Dell'IKEA! Va bene. Si gratta anche questo, glielo può fare alla Titti, si è messa. Il cavallettino è buono, non è storto. Quindi lo so, costa 15 euro. Ma è più bello se lei è il suo originale, raga. C'è poco da dire. Fischia, un saluto a tutti, spero che la vespina vi è piaciuta. Io mi sa che il uguale. Non abbia cambiato. A parte il telo l'è verniciato e non si vede nemmeno. È uguale. No? Vabbè, le magagne, ripeto sempre, ci possano stare, come qui si vede qualcosina, non so, si vede? Non so se no. Si vede. Oh. Vabbè, tanto ci va la striscia pedana e qui ci va la striscia pedana. Però vabbè, non è che mi posso mettere a guardarla alle luci e ogni cosa. L'ha vista anche un mio amico che lavora nell'ambito delle macchine, che fa le macchine, dice sei bravo Mire,
Viene a lavorare, ma non ci penso proprio. Io fo queste cosine qui che mi garbano da morire. Un detto cinese dice, se ti piace il lavoro, non è un lavoro. Porti una sega a me. Si può dire? Non lo so. Boh. Va bene, io mi rimetto via a scartare. Ragazzi, un saluto a tutti. Se la Vespina vi piace, poi vedrete la fase di montaggio e tutto. Ora la Titti gentilmente mi va alla carpe a comprare i copertoni, le camere d'aria. E almeno si ributtano sopra, si butta sopra il motore. E si rinizia il montaggio. D'accordo? Ciao raga, fischia!